Giovanni Cozzolino e Vincenzo Giardiello dell'Appi, convocati dal Comune di Imperia, dal Sindaco Capaci, per un incontro, diciamo così, per illustrarvi qual è il piano del Comune di Imperia, immaginiamo per concludere le opere del porto turistico e per uscire da questa impasse che ormai caratterizza la città di Imperia ormai da diversi anni. Non potete dire, mi pare di aver capito, di cosa avete parlato, perché c'è un accordo, ecco, non potete riferire qual è, diciamo così, la proposta, però c'è soddisfazione, non c'è soddisfazione, cosa pensate? Non c'è un accordo di riservatezza in senso stretto, perché non ci sono stati forniti documenti, ma c'è l'impegno a non divulgare l'oggetto della discussione, in quanto ci sono ancora degli adempimenti formali da parte dell'amministrazione e correttamente bisogna rispettare la scaletta degli adempimenti formali. Per quanto riguarda ciò che ci è stato riferito, è l'ipotesi, il programma dell'amministrazione comunale che dovrebbe avverarsi o verificarsi successivamente alle scadenze che ci sono sulla vicenda del Porto d'Imperia, cioè l'accettazione o meno del ricorso contro il fallimento e l'eventuale contestazione della decadenza della concessione. Per cui il piano che il Comune ci ha illustrato per sommissimi capi è relativo in funzione di quello che avverrà per questi due appuntamenti, queste due scadenze. Beh, si può dire se è un piano che comprende anche una vostra collaborazione? Certo, nella proposta ci siamo anche noi, siamo parte attiva di questa proposta, però credo che le cose diventeranno molto più chiare dopo il 15, che credo che sia la data che il sindaco ha fissato per la riunione del Consiglio, in cui questa proposta verrà ufficializzata direttamente a tutti i componenti dell'amministrazione comunale. Ecco, l'ultima cosa, il sindaco ci ha detto in una scala di valori, ho chiesto ai titolari da 1 a 10 di dare un giudizio. Voi ci state pensando, è superiore almeno al 5, ecco, diciamo all'insufficienza. Siamo a livello della sufficienza. Siamo a livello della sufficienza.